Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Cinebook. Torniamo al mondo di Harry Potter e ci dedichiamo all'adattamento del terzo capitolo della saga della Rowling. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Come sempre, non sono da solo, ma con me c'è Guido De Ciao Caro, Giulio. Guido Affini Ciao Giulio. e Valentina De Caro. Ciao Giulio. Ricordo come sempre che questo programma è realizzato in collaborazione con la libreria Il Delfino di Pavia e l'associazione culturale Incipit. Allora, torniamo al mondo della Rowling, torniamo a Harry Potter, dopo essere stati nella puntata precedente nel mondo di George Orwell con 1984 e ritorniamo al fantasy. Come per le puntate precedenti, ci dedichiamo alle differenze principali. Forse quello che chiedo a te, Valentina, è tra gli adattamenti più fedeli Sì. della trasposizione cinematografica. In realtà, tutti i primi tre libri sono stati adattati in maniera fedele, poi dal quarto, lo scopriremo. Cominciano ad esserci delle clamorose differenze, mentre questo terzo capitolo è. È forse il più fedele fra tutti, perché è quello in cui succedono comunque più cose, è molto più ritmato e proprio c'è lo stacco anche tra il mondo che per bambini all'inizio dei primi due libri e inizia a diventare veramente un'atmosfera inquietante, diventa sempre tutto molto più cupo e con il quarto, il quinto, il sesto e il settimo raggiungerà appunto il massimo dal punto di vista di oscurità, cupezza nel mondo di Harry Potter. È anche forse uno dei capitoli più interessanti, se Sì. non il più interessante, almeno personalmente, sia libro e film, lo trovo il più interessante. Ricordo solo una cosa, che il film è stato diretto da un grandissimo regista come Alfonso Cuarón, che forse ha fatto il miglior lavoro di adattamento, ma partiamo subito con il nostro gioco delle differenze. Parto io. Raccontando l'inizio del libro è decisamente diverso dall'inizio del film, perché all'inizio del libro c'è Ron che tempesta casa Dursley. Dursley. Fa una sola No, telefonata. fa una Fa una telefonata. telefonata. Pronto? Pronto, mi sente? Vorrei parlare con Harry Potter. Ron gridava così forte che zio Vernon sobbalzò e allontanò il ricevitore dall'orecchio, guardandolo con un misto di furia e spavento. Chi parla? Chi sei? Ruggì. Ron Weasley! Urlò Ron in risposta. Ed è lì. Qua non c'è nessun Harry Potter. Non so di che scuola stai parlando. Non chiamare mai più. Non osare avvicinarti alla mia famiglia. Come letto da Guido Affini, questa è una delle primissime pagine del libro in cui appunto Ron cerca di parlare con Harry Potter. Invece il film inizia in modo diverso perché vediamo Harry in camera che si esercita, studia e poi passiamo subito al giorno successivo, all'episodio con la sorella di Vernon che viene gonfiata, viene poi fatta volare in cielo, che è così anche nel film. Una seconda differenza che si denota tra il film e il libro è che allora sicuramente Harry ha molti più contatti con i suoi amici, infatti notiamo come gli arrivino anche diverse lettere, soprattutto il giorno del suo compleanno. Gli arrivano le lettere di Hermione, di Hagrid, che gli spedisce anche il libro dei mostri, che è quello che fa penare poi anche il libraio a Diagon Alley, perché questo libro dei mostri morde. E È un libro che va soprattutto accarezzato per quello essere che va letto. accarezzato per essere aperto, esatto. E soprattutto gli arriva appunto la lettera di Ron, dove viene inviato anche la foto che Ron nel film continua a far vedere al paiolo magico, mentre questa foto dove sono tutti i Weasley sono in Egitto e gli viene inviata mentre è a casa sua. E quindi Harry scopre di questo viaggio in Egitto della famiglia Weasley. Tra l'altro, questa foto è importante perché Sirius Black, nella foto pubblicata sulla Gazzetta del Profeta, vedrà Crosta, cioè coda liscia, Minus, il vero cattivo
libro. del prigioniero di Azkaban. E Ok. quindi da quel momento capirà, cioè si porrà come obiettivo quello di uscire da Azkaban per andare a salvare Harry Potter, perché vede che Crosta è proprietà di un ragazzino che va alla scuola di magia e che quindi Crosta è all'interno di Hogwarts. E quindi insomma il rischio per Harry Potter è grandissimo, insomma. Una caratteristica che troviamo nella saga di Harry Potter della Rowling, e quindi anche nel film, è un po' che ogni libro introduce nuovi luoghi. Uno di questi è il paiolo magico, che in realtà nel film ci sono solo due o tre scene. Mentre nel film, pardon, mentre nel libro Harry Potter sta tantissimo all'interno del paiolo magico, al luogo dove sia i maghi che anche i non maghi si possono incontrare, ed è sta all'interno di Londra. C'è cioè un luogo non solo, cioè un luogo aperto al pubblico, si può definire. Una passaporta quasi, cioè è un posto dove si confondono maghi e non maghi, maghi e babbani, insomma. E poi da lì si apre, naturalmente, dal paiolo magico, uscendo dal paiolo magico, si può entrare a Diagonale e quindi nel mondo della magia. E si ferma, Harry Potter Un mese e si mezzo, ferma 25 tre giorni, mi settimane. sembra, 3 settimane al paiolo magico, questo nel libro, mentre nel film una notte soltanto, l'ultima Infatti, notte prima di andare a King's Cross. King's Cross. Un'altra differenza, sempre estiva, diciamo, ecco, cioè che avviene, che si riscontra nella prima, diciamo, macro sequenza, ecco, del prigioniero di Azkaban, quando Harry scappa di casa, da casa Dursley, dopo aver fatto gonfiare la zia Marge, e prende tutte le sue cose, armi e bagagli, e se ne va per strada da solo. E qua incontra, cioè viene soccorso dal Nottetempo. Il Nottetempo è un autobus a 3 piani, che tra libro e film presenta qualche differenza, nel senso che nel libro sono le case e tutte le cose della strada, insomma, le cose di strada che si spostano al passaggio del nottetempo, mentre nel film il nottetempo si rimpicciolisce, si allarga, diciamo, è un mutaforma, un autobus mutaforma, potremmo dire quasi. E poi sul nottetempo ci sono queste testoline rasta nel film, che nel libro, invenzione geniale della regia, beh, che nel libro invece non ci sono. Sì, per cui la Rowling Esatto. rimase molto colpita, anzi, invidiò molto la trovata di Quaron di questa specie di testoline che fanno anche da taxi, da Sì. guidatori del nottetempo. Un'altra differenza, anzi, sì, direi differenza che troviamo tra libro e film è che Hermione in questo film, anzi nel libro, e poi in maniera marginale, anche nel film, ha un gatto. Un gatto che però nel libro ha molto più spazio rispetto al film. È vero, Valentina? Sì, infatti Grattastinky, il gatto brutto, rosso, col naso con la faccia come se fosse andarsi a schiacciare contro un muro, ecco, così lo descrive Harry quando lo vede, diciamo che viene preso da Hermione a Diagonale e all'Emporio degli Animali, e la prima cosa che fa erano andate a cercare, appunto, lei voleva prendere un gufo. Però appunto poi si innamora di questo gatto dopo che questo gatto ha cercato di uccidere Crosta sostanzialmente. Perché Ron aveva portato Crosta a farlo vedere e gli aveva detto che perché non stava tanto bene, era un po' emaciato, non mangiava. Allora la signora del serraglio gli consiglia questo sciroppo per ratti. E solo che appunto viene attaccato da Grattastinchi e Crosta scappa. E quindi Hermione lo riprendono sotto a una bancarella, Harry e Ron, e Hermione esce dal negozio con questo gatto gigante rosso, che poi diventerà quantomeno l'alleato di Sirius Black per dare appunto la caccia a quello che è Peter Minus, ovvero il ratto di Ron, che si è nascosto per 13 anni. Crosta.
ed è rimasto senza un dito. Infatti il ratto di Ron non ha un dito, perché gliela è l'unica cosa che dicono sia sopravvissuta, in realtà se l'è L'unica tagliato. cosa che ha perso Esatto. non è l'unica cosa sopravvissuta all'esplosione. Causata, così. Il centro del terzo libro e quindi film di Harry Potter è un po' la questione di Sirius Black, il fatto che Harry Potter è in gravissimo pericolo. Diciamo anche che nel libro questo pericolo si sente molto di più perché all'inizio Harry Potter viene addirittura scortato nel libro, cosa che nel film non c'è perché abbiamo anche la sensazione che Harry Potter viene considerato un po' più grande. Quindi questa questione della scorta non c'è. Ma anche come Harry Potter apprende di essere in pericolo è decisamente diverso, vero Guido Affini? Sì, perché abbiamo un cambiamento che a me sembra abbastanza rilevante, perché nel film Harry Potter scopre di essere non in pericolo, quanto proprio di essere Il il bersaglio. bersaglio di un attentato con una conversazione diretta del signor Weasley, mentre nel libro questo è qualcosa che lui ha carpito. Origliando una conversazione tra il marito e la moglie, è sempre il signor Weasley, ma non c'è quella consapevolezza, non c'è quello schierarsi dalla parte di Harry Potter che invece nel film viene segnalato. E qua è proprio un posizionare il signor Weasley da una parte in maniera più forte, più marcata, più segnata, Sì, ecco. anche perché credo sia per delineare bene i personaggi, i ruoli e magari i pericoli per cui vedendo il film sai quello è il pericolo, quello che ti sta aiutando, Certo, mentre certo. nel libro è più sottile, più L'impressione è comunque enigmatico. di trovarsi di fronte a un trattare, lo spettatore con dei segnali che siano più espliciti rispetto al lettore che invece può giostrare diversamente queste informazioni. Non è un problema di come l'autrice intende il Weasley, nel senso che già in precedenza aveva avvisato. Valentina, ti ricordi in che occasione aveva detto a Harry Potter di stare Dopo glielo attento? Glielo dice, dice glielo dice dopo, dopo sì. King's Cross. Sì. Di Di stare attento stare attento. quell'anno. E dopo, Ma sì. comunque è ricorrente questa cosa di avvertire Harry che è in grave pericolo. Vabbè, il primo anno no, però comunque nel secondo c'era Dobby che gli dice che non può tornare a Hogwarts. Quindi questa volta è un'altra volta in cui gli dicono stai attento perché c'è un assassino in libertà che ti vuole ammazzare. Questo era per dimostrare che comunque non c'è da parte della Rowling una differenza rispetto a come il signor Weasley viene inteso. È proprio una questione semplicemente di segnali che mandano e nel film sono più espliciti. Non è solo in questo caso che Esatto. notiamo queste differenze di come Harry Potter si sente in pericolo, perché anche col personaggio della Cuman ci sono delle Ah, sì. significative differenze. Allora, il personaggio di Sibilla Kuman è un personaggio che nel film non compare tanto, è un Ricordiamo che personaggio. nel film è interpretato da Emma Thompson, dalla grandissima Emma Thompson. E diciamo che è un personaggio abbastanza secondario per tutto il corso del terzo libro, no, del terzo film. Perché comunque appare sì e no due volte, e due volte passa appunto per la pazza psicopatica che sembra essere. Mentre nel libro ha una rilevanza, cioè. Si viene sempre a ribadire il fatto che viene tagliata tutta quella parte scolastica che è, non dico non necessaria per la trama, però comunque viene proprio tagliata fuori per questioni di tempistiche. Che era Però, una cosa che avevamo visto anche nei esattamente, film e negli adattamenti precedenti, cioè la esattamente. quotidianità, per forza di cose, essendo un'esigenza cinematografica, viene ridotta notevolmente. Quindi appunto la Kuman è una presenza, è una figura molto presente nel terzo libro e non a caso dopo la prima lezione di divinazione lei predice la morte a Harry e Harry è rimasto abbastanza scioccato dalla predizione con le foglie di tè, con il gramo, no? Questo simbolo di morte che poi lui sembra anche aver visto, in realtà era semplicemente Sirius a Magnolia Crescent. E oltretutto quindi Harry è abbastanza turbato da questa scoperta. E
E anche dopo, nella lezione successiva, che nel film è una scena che non viene mostrata, c'è anche una scena abbastanza ironica in cui la McGranit cerca di consolarlo, gliela butta molto sul ridere. Infatti, per citare un pezzo, Harry arriva nell'aula di trasfigurazione e vede che tutta la classe è. La McGranit nota che tutta la classe è disattenta, è turbata, e quindi fa: "Ma insomma, che cosa avete oggi?" domandò la professoressa McGonagall, tornando se stessa con un debole pop e guardandoli tutti quanti uno a uno. "Non che sia importante, ma è la prima volta che la mia trasformazione non viene accolta da un applauso." Tutti si voltarono di nuovo verso Harry, ma nessuno parlò. Poi Hermione alzò la mano. "Ci scusi, professoressa, abbiamo appena avuto la prima ora di divinazione e stavamo leggendo le foglie di tè e..." "Ah! Certo," esclamò la professoressa McGonagall accigliata. "Non c'è bisogno di aggiungere altro, signorina Granger. Ditemi, chi di voi morirà quest'anno?" Tutti la fissarono. "Io," disse Harry alla fine. "Capisco," commentò la professoressa guardando Harry con i suoi piccoli occhi lucenti. "Allora è bene che tu sappia, Potter, che Sibilla Kuman ha predetto la morte di uno studente all'anno da quando è arrivata in questa scuola. Nessuno è ancora morto. Vedere presagi di morte dappertutto è il suo modo preferito di dare il benvenuto a una nuova classe. Se non fosse che non ho l'abitudine di parlare male dei miei colleghi." La professoressa McGonagall si interruppe e tutti notarono che aveva le narici bianche e dilatate. Poi riprese più tranquilla. "La divinazione è uno dei settori più imprecisi della magia. Non vi nasconderò che faccio fatica a tollerarla. I veri leggendi sono molto rari." E la professoressa Kuman. E quindi insomma si nota già la modalità che ha la professoressa McGranit con McGonagall con la nuova traduzione, di approcciarsi verso questa materia e verso anche questa stessa professoressa, che Questa insomma, bellissima presentazione in diretta della Kuman, insomma, come una no? vecchia pazza sostanzialmente, che poi vecchia pazza poi non è, perché Silente l'ha assunta per un motivo che Sì. si scopre appunto E vedremo anche più più avanti. avanti, vedremo anche il suo destino di docente, verrà messo molto in discussione, ma ne parleremo a tempo debito. E oltre a luoghi di nuovi, ci sono anche personaggi nuovi, abbiamo appena citato la Kuman, ma anche Lupin, che ha un ruolo chiave nel racconto, in questo terzo capitolo. C'è una differenza non da poco in merito alle lezioni che Lupin fa con gli alunni di Hogwarts, perché nel film vediamo in un modo anche molto carino e divertente, a ritmo di swing, di un po' jazz, fa provare a tutti, Harry Potter compreso, a guardare dentro, a sfidare il molliccio. Il molliccio è una creatura che muta forma, che è in grado di raffigurare le paure degli alunni. Ecco, nel libro non è proprio così, perché nel libro in realtà Harry Potter viene messo da parte perché forse si ha paura che la sua grande paura si manifesti, che potrebbe essere Voldemort. Voldemort o Il gli senatore. stessi dissennatori. Quindi questa cosa la sottolineiamo perché in realtà nel film viene fatta, anzi, tra l'altro, Lupin interviene proprio nel film per evitare lo scontro tra Harry Potter e i dissennatori. E poi abbiamo l'immagine successiva che capiremo dopo perché la luna è la grande paura di Lupin. Altra cosa collegata a Lupin, che è diversa tra libro e film, è la mappa del malandrino. La mappa del malandrino è, diciamo appunto, questa mappa che viene creata da quattro studenti di Hogwarts, che poi si scoprirà essere, che non viene spiegata, nel film, perché la mappa del malandrino non viene spiegata. Si dice solo che erano, Ramoso, Luna Storta, Coda Liscia e Felpato, e non viene spiegato chi sono questi personaggi. Mentre nel libro si viene a scoprire che questi quattro ragazzi non erano altro che James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Minus, che appunto erano gli allegri compagni, diciamo, i compagni del padre di Harry, che hanno appunto creato la mappa del malandrino. E oltretutto nel film Harry
Harry Potter che vede Peter Minus sulla mappa, mentre nel libro è Lupin che scopre che Peter Minus è sulla mappa e capisce automaticamente che Sirius Black era innocente e che non è stato Sirius a tradire James, ma è stato Minus che si pensava fosse morto. Volevo aggiungere un'altra differenza poi tra libro e film che è abbastanza, direi, essenziale. Cioè, quando Harry e Hermione si trovano al lago dove vengono appunto. Si trovano dall'altra parte del lago dove vengono, dove vedono i dissenatori che attaccano Harry e Sirius, dove gli danno il bacio, appunto. Nel film Hermione è presente mentre Harry lancia il Patronus verso il lago, mentre nel libro Hermione è presente fino a poco prima, poi però sparisce, quindi non c'è, non vede Harry Potter che lancia l'incantesimo dell'Expecto Patronum salvando se stesso e Sirius. Questa è una cosa abbastanza comune, cioè nel senso Harry ha sempre avuto bisogno di una mano, però nel momento, secondo me, di svolta, dove c'è appunto proprio il punto cruciale, se l'è sempre trovata da solo, è sempre rimasto da solo, è proprio, secondo me qua viene proprio dimostrato il carico che ha lui sulle proprie spalle. Lui è il prescelto, quindi lui è quello che farà l'incantesimo, anche con l'aiuto così, ma è lui, è sempre lui, quello che cercherà di salvare se stesso e poi tutti gli altri. Avrà sicuramente una mano, ma comunque è sempre lui. Quindi secondo me questa è una cosa che ricorre in tutti quanti i film e i libri, cioè soprattutto in tutti i libri, ricorre in tutti i libri, che è sempre alla fine lui da solo che affronta il pericolo più grosso. Invece, in un piccolo dettaglio, durante, diciamo, quella che possiamo chiamare la scena, diciamo, la scena madre, ecco, del libro e del film, Harry Potter si trova a essere aiutato dai suoi due amici Ron ed Hermione, perché nel momento in cui Peter sta, diciamo, manifestando tutta la sua gioia per aver catturato finalmente Sirius Black, saranno Harry, Hermione e Ron contemporaneamente a disarmarlo della sua bacchetta nel libro, mentre nel film sarà invece Harry Potter da solo. Ecco, questa piccola differenza, cioè la furia che prende tutti e tre contemporaneamente nel libro è molto molto Che è bella, in una secondo delle scene finali, me. È quando una, sì, nella stamberga nella strillante. stamberga strillante, esattamente, sì, una delle scene più belle, forse di tutta la serie, insomma, di tutta la saga di Harry Potter. Chiudo io con un'ultima differenza. Precisiamo che noi ci siamo dedicati. Abbiamo così scelto le differenze principali perché ce ne sono tante di più, ma come abbiamo fatto per le puntate precedenti, insomma, non siamo stati a guardare la virgola, ma quelle un po' più significative che hanno cambiato anche un po' il ritmo e il senso del film. E l'ultima cosa, proprio come il film si chiude, Harry Potter parla con Lupin, il quale gli racconta un po' tutta la storia, tutta l'intrigo finale della vicenda. E nel libro non è così, perché nel libro invece c'è Silente che racconta nei minimi dettagli tutta la storia, tutta anche la storia di Lupin, diversi dettagli, per cui è significativo il fatto che nel film sia la Warner, la produzione, abbia deciso di far chiudere il film al saluto che c'è tra Harry Potter e Lupin, mentre nel libro è non un nuovo incontro tra Silente e Harry Potter, perché sappiamo che anche nei capitoli precedenti capitava spesso che Silente parlasse con Harry Potter, e crediamo che questa differenza è voluta più per una questione narrativa, perché Lupin è uno dei personaggi chiave del film e quindi ci sembra anche logico far chiudere il film al saluto tra Harry Potter e Lupin. Approfitto di queste tue osservazioni, Giulio, per chiederti un giudizio sul film, perché tu hai già espresso in varie occasioni degli apprezzamenti rispetto alla regia e all'adattamento che è stato realizzato in occasione del prigioniero di Azkaban. Ricordiamo che
ogni film ha avuto una regia, una produzione differente. Sì, fino ad adesso, perché poi nel capitolo successivo verrà tutto dato a David Yates, un regista che viene dalla TV, e da lì in poi si occuperà sempre lui della regia anche dei capitoli successivi, spin-off, prequel, ovvero Animali Fantastici. E fino a questo momento abbiamo una turnazione di chi interpreta, chi riporta su pellicola. E quindi abbiamo, come dire, un referente diverso a cui riportare quelli che saranno i cambiamenti da una parte all'altra. Come hai fatto notare, cambia probabilmente per delle esigenze narrative che nel film vengono rinsaldate e richiamate, però com'è andato il film? Mi duole dirlo perché secondo me Cuarón è un regista con la R maiuscola nonché premio Oscar. È un peccato in realtà che il Principe di Azkaban a livello cinematografico è quello che ha incassato di meno di tutta la saga, intorno a poco meno di 700 milioni di dollari in tutto il mondo, che sembra una cifra gigantesca, lo è, ma per una produzione del genere in realtà è un buon incasso, non un È il film incasso, cioè, comunque che è andato meno meno bene. bene comunque di successo, ecco, però gli altri si stazionano sugli 800, 900 e gli ultimi due capitoli sono andati oltre il miliardo di dollari di incasso, ecco, tanto per. È curioso questo perché in realtà Il prigioniero di Azkaban dal punto di vista dell'editoriale come libro è quello che è diventato una boa e che ha decretato il successo della saga della Rowling. È con il terzo che esplode la Pottermania per poi essere sempre più in crescendo, ma è intorno a questo che diventa proprio un fenomeno globale, terrestre, planetario. E poi ci sono delle motivazioni interne proprio al libro per cui questo libro è importante. C'è un momento in cui sembra che la Rowling prenda la storia e a questo punto introduca, o non sembra, è così, introduce una serie di elementi che non sono più da storia per bambini, ma che Esatto. incominciano a diventare delle immagini di angoscia, delle elaborazioni, presagi di morte, che la situazione non debba per forza di cose essere una storia per bambini che si svolge positivamente. I dissennatori sono estremamente inquietanti e sono un'immagine d'angoscia. Al di là di questo, Il prigioniero di Azkaban è un libro che segna un cambiamento in tutti i sensi e dispiace che dal punto di vista invece della produzione cinematografica non sia altrettanto. Sì, Dispiace, comunque è da segnalare, ecco. no, io dico assolutamente che dispiace perché secondo me era, come hai detto tu giustamente, è la boa. Siccome Harry Potter racconta anche la crescita, l'evoluzione non solo di un ragazzo, ma di un personaggio, avevamo affidato i primi due capitoli erano di Chris Columbus, uno che sa raccontare gli adolescenti, adesso diventa un po' più grande e quindi sarebbe stato opportuno anche perché col senno di poi io tante volte mi sono chiesto chissà cosa avrebbe fatto Quaron col materiale che abbiamo Sono dopo. d'accordo. Pensa al Principe Mezzosangue con Quaron alla regia o L'ordine della Fenice. L'Ordine della Fenice o l'ultimo capitolo che secondo me degli adattamenti poi ne parleremo è quello decisamente più confuso e discutibile, ecco. Però questa è una mia opinione, poi No, così, ne punto. parleremo, sì, perché Non si già capisce si niente. capisce niente, possiamo parlare già del discorso dei doni della morte, che è un grande punto interrogativo che c'è nel film che ti chiedi ma perché? Però questo lasciamolo a tempo debito. È un peccato perché la sensazione che ho avuto sempre nei film di Harry Potter è che c'è del materiale inespresso che poteva dar di più al film. Non a caso, cioè, la storia dice che la saga cinematografica di Harry Potter non ha mai vinto un premio importante. Forse questo Non ha un è, suo perché. forse non ne ha neanche bisogno. Beh, insomma, non ne ha bisogno. Boh, cioè, nel I senso, premi consacrano anche. i premi consacrano, però, cioè,
sborsato. Harry Potter ha cambiato il film, hanno cambiato un sacco di cose per effetti speciali e cose così. E poi, vabbè, il libro è diventato colossal. Quindi, se il libro è diventato colossal, i film sono diventati colossal anche senza aver vinto qualcosa effettivamente, che anche se dà prestigio effettivamente, e diventando colossal, cioè adesso è difficile che chiedi in giro: hai mai visto Harry Potter? E le persone ti rispondano no. Magari non ti è Certo. piaciuto, ma Harry Potter nella vita, le persone almeno una volta nella vita lo vedono. Sì, assolutamente. E con questa discussione finale possiamo chiudere l'appuntamento di Cinebook. Come sempre ringrazio Guido Affini, Ciao Giulio, grazie Guido De a te. Ciao. Caro e Valentina De Caro. Ciao. Ciao a tutti e alla prossima.